Un corteo lungo e silenzioso ha attraversato la città di Arezzo per ricordare Sara e Brunetta, uccise dal marito di Sara la sera del 13 aprile scorso. Le due donne, Sara Ruschi di 35 anni e la madre Brunetta Ridolfi di 76 anni, sono state uccise da Javad Hisham di 38 anni con un coltello da cucina davanti ai figli della coppia, un ragazzo di 16 anni e una bambina di 2. Siamo qui per dire questo, siamo qui per dire che siamo sdegnati, ma che siamo anche vicini e che nel nostro silenzio, nel nostro lavoro ci prenderemo cura in un grande abbraccio di comunità verso chi è rimasto. Ad organizzare la fiaccolata è il centro antiviolenza Pronto Donna, assieme al quartiere di Porta del Foro, e poi si sono uniti anche gli altri quartieri della Giostra del Saracino. Dopo il Covid abbiamo assistito a un'escalation della violenza. Ad Arezzo Arezzo città intendo, un fatto così grave non era mai successo, e mi rivolgo alle donne che non trovano la forza di reagire, che la trovino. Ad Arezzo c'è un centro antiviolenza, che si rivolgano a persone formate, c'è una rete antiviolenza, ci sono le istituzioni. Si sentono sole, ma non lo sono, noi ci siamo. In oltre 500 hanno camminato silenziosamente per le vie della città, dalla sede di Pronto Donna fino all'abitazione delle due donne in via Benedetto Varchi. Quello che mi viene da dire anche proprio da Pronto Donna è: chiamate, chiedete aiuto, perché l'aiuto c'è e si può fare, si può dare, non sono sole queste donne, non siamo sole. Qualsiasi cosa succeda, una litigata, uno schiaffo, denunciate e andate ai centri che vi possono aiutare. Da sole non vi potete aiutare. I funerali di Sara e Brunetta saranno in Duomo alle 15. Per Arezzo il 21 di aprile sarà lutto cittadino. Io sto qui vicino, quindi proprio accanto a casa, che è il luogo sicuro, e questo dovrebbe essere per loro, per quei bimbi, dove essere il luogo sicuro che succedano ancora queste cose. È un'assurdità, e quindi questo è semplicemente un simbolo, essere qui è un simbolo, e io sono desolata, niente.